Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su House of Ashes. L'assalto degli americani ha inizio, tuttavia abbiamo già un primo decesso. La situazione ovviamente prende una piega inaspettata e ci ritroveremo dispersi nelle grotte alla ricerca dei nostri compagni e di una via d'uscita, tuttavia non siamo soli qua sotto. Buona visione! Coyote 2, qui Mailman 2-1 reale. In avvicinamento e pronti al silenzio radio. Passo. Ragazzi, tranquilli, andrà tutto bene! Potevate aspettare il giorno successivo ormai, eh? Ricevuto, grazie mille, passa. Ci vediamo dall'altra parte. A tutte le stazioni, silenzio assoluto, Coyote 2 chiudo. Ah, è vero, lui aveva perso parte della gamba in un incidente. Scaldatevi ragazzi, stiamo per arrivare. Ehi Merwin, che fanno tua madre il triangolo delle Bermuda? Perché non mi illumini? Ingoiano marinai. Questa era carina, dai. Ehi, tua madre è così lurida che dopo il sesso al telefono ho avuto un'infezione all'orecchio. Addirittura. Complimenti. Ce l'avevi pronta. Ti è piaciuta, eh? Se vuoi posso intrattenerti ancora a lungo. Lo dice anche tua madre. Oh! Pensate alla missione. Ma siamo in volo, avanti. Esiste soltanto un posto in cui una donna può darmi ordini. Ed è a letto. Merwin ha le palle comunque. Tua mamma ti lascia portare donne a letto? Oltre a lei intendo. Ehi Rachel. Ehi, che cazzo ridete? Direi che qualcuno si è fatto fare il culo qui, eh. Sergente Kay, stabilisci un contatto con il CP AWACS a intervalli di 4 ore. Sergente Kay, sei con noi? Ricevuto. Contattare il CP ogni 4 ore. Ah, preoccupazione o provocazione? Beh, cerchiamo di essere amici. Sappiamo molto bene che è un po' preoccupato dopo quel casino che c'è stato al checkpoint. Ehi, tutto ok? Sì, sto bene. Che ti frulla in testa? Solo qualche casino da risolvere. Tutto bene. Sono ok. Ah, problemi di patata in effetti. Ti copro le spalle o curiosità? Cerchiamo di essere di sostegno. Sono con te, Nick. Come sempre. Lo so. Tienilo a mente. Se vuole parlarci, sa che può contare su di noi. Semper fi. Semper fi. Semper fi. Cos'è? Un motto da Boy Scout? Roba da Marine. Sempre fedele. E quindi porta fortuna? I Marine sono pieni di superstizioni. Sparane una. Senti questa. Mai voltarti mentre scendi da un elicottero. O la squadra è spacciata. Questa è la più grande fesseria che abbia mai sentito. Sì, forse. 100 euro che qualcuno si volterà. Perché rischiare? Sguardo sempre in avanti. Se mentre sei in guerra ti giri, una pallottola in culo te la meriti. Ah, la saggezza di Merwin. È per questo che ci hanno mandato qui e giuro su Dio, noi ce la faremo. Sì, sì signore! Urra! Urra! Quanto meno sono tutti belli gasati, questo è poco ma sicuro. Sappiamo tuttavia che una squadra di militari sta arrivando, eccoli laggiù. Ci siamo già fatti individuare da nazione? Ma perché si sono fissati ad attaccarli? È stupido! Cioè, voglio dire, questi sono tre aerei degli americani contro un convoglio singolo. Vabbè, iracheno. Rischiano davvero di farsi abbattere alla velocità della luce? Ok, sono praticamente quasi le 7 di sera. Oh mio Dio. Pessimo orario per iniziare una missione, signori, eh. Guardate che le armi di Saddam Hussein non andavano da nessuna parte. Si poteva tranquillamente, ribadisco, aver aspettato la mattinata successiva. Ehi, Joey! Ma che cazzo l'hai fatto? Oh, oh. Oh no, non mi dite che ci muore Joy. 100 euro che ci muore proprio Joy. No, perché? Maledetto Merwin. Oh mio Dio, è una squadra bella numerosa. L'American, l'assacre l'American Gump. Ci hanno scoperti. Attendiamo ordini. Fiducia, saltiamo. No, 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 cautela, dividiamoci senza sparare. Finché non sappiamo con chi abbiamo a che fare, è meglio non rischiare. Divisi, ma non sparate. Dobbiamo usare la testa. Evitiamo una carneficina inutile. Saranno molto probabilmente dei civili innocenti o qualcuno che se ha armi e per difendersi.
احنا الجيش الامريكاني. Ok, sembrano cooperare almeno, mi consolo. Giù, giù, faccia a terra, ora. Mani dietro la schiena. Non credo capiscano l'inglese, ciccio. Ok, perfetto. Speriamo che nessuno faccia follie. La nostra squadra rischia davvero un sacco. So che uno dei momenti più rischiosi è proprio quando attraversi una porta, perché non sai mai cosa ti attenda dall'altra parte. Ok, si sono divisi, stanno entrando tutti, ognuno in una casa. Perfetto, ok. Perimetro sicuro. I prigionieri collaborano. Roger, di al caporale Merwin di usare il fumo giallo per chiamare il colonnello. Il raid è fallito. Questi non sono nemici, sono pastori. Esattamente quello che stavo dicendo. Sappiamo bene che le armi non si trovano qua. Se avete visto la demo. Tenente Kolchek, aggiornami, prego. Nessun colpo sparato, nessuna vittima. Fattoria sicura, prigionieri neutralizzati. Prigionieri? Hai trovato un ingresso per il silo? No, negativo. Ammesso ci sia, è ben nascosto. Ammesso ci sia? Che vuoi dire, tenente? Oh, ma dai, ma quest'uomo ha veramente una scopa su per il culo? Ok, evitiamo di far arrabbiare il nostro superiore, quindi trattiamolo con rispetto. Dobbiamo ancora setacciare la zona. Lo troveremo. È stato un rischio rinunciare all'effetto sorpresa. Ma ne è valsa la pena. Zero vittime, lavoro pulito. Grazie, signore. Tuttavia, eventuali miliziani potrebbero averci sentito. La squadra è pronta a tutto, colonnello. Tutto liscio. Dici? Abbiamo aperto la fattoria come il culo non di... Non finire la frase, caporale. Posso interrogarli? Sì, ma eviterei domande sui massimi sistemi. Andiamo. Ma poveri. Occhi aperti. Se vedete anche solo volare una mosca, voglio saperlo. Ricevuto. Ah, queste frasi fatte da film americano. Voi, ma questo posto ha qualcosa che non mi piace. Ah, sì. Per caso è quel intuito femminile di cui si parla? Sì, vuoi vedere che succede quando si incazza? Oh! Questa donna non le manda a dire, in effetti. Non muoverti. Devo perquisirti. Buoni, ragazzi. Non facciamo follie. Signora, si può anche togliere gli occhiali da sole, eh? Siamo all'interno. Ma gli occhiali da sole fanno fighettone. E fanno merregano. Assalamu alaikum, ya akhi. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة فين مدخل مخزن السلاح؟ Presentimento o impazienza? Ti do un consiglio, non dire nulla, fatti cavolacci tuoi. هسألك مرة تانية فين مكان المخزن؟ Ok, mi sembra la scelta migliore. Aspetta, c'è un cordino, no? Cos'è? È una simbologia pagana, penso. Cosa... Che diavolo è? Sembrerebbe un'effigie. Ah, un'effigie, bravissima. Pagana, forse. Ida. Hatarafu qarib. Aia. No provochi, signore. Furia o curiosità? Cerchiamo di essere curiosi, non arrabbiamoci con nessuno. Che stracazzo. Non toccarlo. Ok, forse c'è qualche segreto. Ah! Non mi dire che ti sei ferito. Oh, no. Forse era meglio non toccarlo. Il sangue può attirare quelle creature, dannazione. Ne ho abbastanza. Caporale, tieni d'occhio i prigionieri. L'hai sentita, Marin? Ok, diamo un'occhiata in giro ed evitiamo che la gente vada fuori di testa. Probabilmente ci saranno segreti. Oh mio Dio, vivono in maniera molto spartana e povera. Gioco, perché mi devi mettere le bandine nere? Era armato, signore. Vabbè, ma è anche normale. Sono tutti armati. Teniamo comunque gli occhi aperti, perché magari hanno altre armi in giro per la casa. Uey! No, no, potremmo in teoria colpirlo, ma evitiamo per adesso, non vale la pena. Provaci ancora, e io ti faccio a pezzi e ti do in pasto agli sciacalli, cazzo. Rachel sa difendersi da sola? Altri prigionieri? Sì, sono di là. Andiamo. Raga Halen, o badin, hatetkellem. Non perderlo di vista. Sì, questa è una testa calda, in effetti. Perché far incazzare gli americani? Fai quello che ti dicono. E chi si è visto, si è visto. Oh! Oh!
T'ho visto piccola tavoletta, vieni da papino? Vediamo un po' quale nuova visione ci accoglie. Rachel che disarma Nick. Questa non me l'aspettavo. Perché Rachel e Nick dovrebbero litigare? Guarda che roba, la casa è piena zeppa di effigi letteralmente dovunque. La cosa strana è che sono acuminate. E come avete visto Nick si è ferito la mano. Ok, speriamo davvero che quel sangue non abbia delle conseguenze. Direi che qui abbiamo fatto tutto, possiamo vedere di andare verso l'esterno. Marine, voglio che setacciate l'intera fattoria, da cima a fondo. Ribaltate ogni letto, baracca o latrina. L'ingresso al silo deve essere vicino. Trovatelo. È molto probabile che il sistema Celus semplicemente abbia rilevato delle grotte qua sotto, come sappiamo molto bene, e lui abbia dedotto che ci fosse un sistema di gallerie costruite dal nemico, quando chiaramente è solo un villaggio in mezzo al nulla, peraltro. Non c'è niente, non c'è anche un grammo di verde, la tristezza è infinita. Ciccio, come te la passi? Tutto bene, i traumi? Non c'è un cazzo. Vuoi dire qualcosa, sergente? Guarda a terra, cosa vedi? Non c'è niente. Se c'è un silo, dove sono le tracce? No. Questa è una caccia alle streghe. Il suo prezioso Celus ha sbagliato tutto. Seguiamo gli ordini, sergente. La perquisizione non è finita. Sì, signore. Ah, dannazione, ho fatto confusione! Il personaggio che sto controllando è Jason e Nick e l'altro tizio. Datemi un secondo perché siamo ancora al secondo episodio. Peraltro, Nick, il tizio che ho davanti ai miei occhi, ovviamente ce l'ha con Eric a priori, voglio dire, dato che si sbatte sua moglie. Ciccio, se anche tu te la vai a cercare sposata, la donna, però. Ok, vediamo di continuare con gli interrogatori. Vediamo di darci da fare. Signori, buongiornissimo. Vediamo di non perdere la testa. Aia, il tizio sulla destra è furbino. Sì, questo sta per fare qualche follia. Signore, se ci tiene la sua vita. Non avete guardato sotto i tappeti, avanti. Ah, sicuramente ci sarà qualcosa, vediamo un po'. Parapapà, e c'era una botola. Oh mio Dio. Occhio che possono sparare attraverso il legno della botola. E... ah, ho visto dei contenitori. È eroina. Ma no, le droghe, ma dai. Una sorpresa dopo l'altra. Questi sono criminali da quattro soldi. Che cazzo pensava, Eric? Voglio che rovistiate da cima a fondo. Peccato che non troverete un cocchio di nulla. Wow, oh oh. Direi che gli amici di Salim sono arrivati. E hanno già battuto uno degli elicotteri. Per fortuna che non ho richiesto supporto aereo. Joy, spostati di lì. Cazzo. Merda. Lo hanno colpito una gamba di sicuro, poretto. Maronne, si sono messi sulla collina i bastardi. Che disastro, tutti dentro. Aia, uno l'hanno battuto. Clarisse, torna dentro che è meglio. Ragazzi, serve fuoco di copertura qui. Dobbiamo aiutarli a rientrare e a ripiegare. State giù, state giù. Nick, se mi dai una mano cortesemente quando è un secondo. Sono sulla collina, rispondi al fuoco. Vai. Ma abbiamo solo un semplice giubbottino di proiettili. Vai, perfetto. Sì, ma sono in troppi. Disastro. Ok, sono riusciti a ripiegare nel frattempo, gente. Non facciamo follie. Merwin, dacci una mano, presto, ciccio. C'è mancato poco. Ah, lui tutto contento e gasato. Rachel, dove sei? Rachel, indietro! Sta indietro! Andiamo! 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 Oh no, provano ad avanzare in ogni caso, ma siete quattro gatti praticamente. Quel generale è completamente fuori di testa. Oddio, sono più del previsto! Ma no, ma come? Dai, che poi devo censurare, ciccio! Si sono nascosti come zecche! Stanno avanzando! Recuperiamoci! Andiamo, andiamo! E sono con l'altro creator! Sì, anche tu. Aspetta. Ok, preso. Perfetto, occhio, gente. Bruciamoli tutti col fosforo. Non si usa il fosforo sulle persone. Ma dai, dovremmo tenerci per mano e cantare Kumbaya intorno al cazzo di fuoco. Sta zitto un secondo, cazzo, e lasciami pensare. Cosa c'è da pensare? Ci massacrano. Permesso di usare il fosforo? Ma assolutamente no. Eric si è raccomandato che il fosforo non venisse utilizzato contro i civili. Negativo. Solo come copertura. Ora li aggiro. Copritemi e portate Joy via da qui.
Vai, Ciccio, evitiamo di far boiate. Aspetta, i quick time, non me li aspettavo. Un attimo, vai, ok. Nick, non mi ci morire male male. Vai, preso. Perfetto. Cerchiamo di avanzare, ce la possiamo fare. Probabilmente con i proiettili al fosforo ce la saremmo semplificata proprio un cifrone. Ok, continua a coprirli, vai. Wow. Vedi che domani non ti rialzi tanto bene. Bellissima stazione. Bellissima, bravissimo Nick. Ok, ce l'abbiamo fatta? Sto morendo, Nick. No, Joy. Fa male, ma non stai morendo. Sta fermo, calmati. Non è grave, è solo un graffio. Ma non muoverti. Oh no, gli ha preso quella vena barra arteria sulle gambe. Oddio, ci muori dissanguato in pochi secondi. Vabbè. Non dovevi girarti verso l'aereo, santo cielo, non si fa. Dannazione, colpa tua. Prega, fratello. Che aspettate, divisi e rispondete al fuoco. Maledizione. Dropkick a tutte le stazioni, silenzio revocato. Qualcuno mi aggiorni sul contatto, passo. Dropkick, qui TJ2, stiamo precipitando. Bersagli in zona d'atterraggio. Wow. Ok, hanno schivato il secondo elicottero. Che comunque è precipitato. Può andare peggio. Meglio se non te lo domandi. Perché sta per andare decisamente molto peggio, Ciccio. Ok, provate ad avanzare, gente. Ho la vaga impressione che stiamo per finire in un brutto buco. Wow! No, è un civile. Stenditi a terra, o giuro che ti apro un buco in fronte. Jason, non fare follie. No, 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 no. Non sparargli, non sparargli. No, 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 col cocchio che gli sparo, lascialo andare. E arrivederci, signore, è stato un piacere conoscerla. Cazzo, nessuno parla più la nostra lingua. Sei in mezzo al nulla. Oh, questo ha avuto un evento sulla bussola, che succede? Salve, signore. Ti conviene non sbagliare. Ah, ma è Salim, ok, perfetto. Salim, bravo Ciccio. Quindi aspetta un secondo, Semper Fi. Salim ha visto Jason risparmiare il pastore. Salim ha scelto di non sparare a Jason. Oh mio Dio, forse Jason ci poteva morire. Ok, ok, va tutto bene. Guarda, abbiamo già scoperto 4 delle 8 scelte che andranno ad influenzare il finale. E Salim ha detto basta violenza. Bravo Ciccio, vedo che ci siamo capiti. Tanto Salim non voleva neanche combattere. Voleva solo poter festeggiare il compleanno con suo figlio. Wow, 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 wow. Ragazzi, ragazzi, io mi leverei da lì molto in fretta. Che cazzo? Oddio, stanno per essere tutti risucchiati nel sottosuolo. Oddio, 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 oddio. Rachel! Rachel! Oh, merda! Eric e Rachel dovrebbero cadere assieme. E praticamente anche Nick e Jason erano... Oh! No, cosa è finito dentro la bocca invece? Ecco perché non l'abbiamo rincontrato subito. Quindi il tempio è tutto là sotto. Come poi è finito sommerso da tutto sto popò di sabbia e terra? È impossibile, ho capito che sono passati 4.000 anni. E succede di tutto in 4.000 anni, eh. Ed eccoci ritornati all'inizio della demo. Ok, affrontiamola come se non ci avessimo più o meno mai giocato. Presumo che ci saranno comunque delle differenze. Nick, fai molta attenzione perché da questo momento in poi chiunque può morire. Se sbaglio anche una delle scelte dell'altra volta, gente. Merwin! Jason! Qua ci schiattiamo male male! Oh mio Dio, non sprecare i flare che ti serviranno più avanti, Ciccio. Ricordiamoci che possiamo anche Jason. Accendere all'occorrenza o spegnere la relativa torcia. Jason! Sto arrivando, amico! Vicino, amico! Arrivo! Oh, porco cane! No, non posso crederci. Sì, mi ero completamente dimenticato di questo jumpscare. Che è passato un mese e mezzo, il The Long Gamer ormai c'ha la memoria completamente andata. Questo invece me lo ricordo. Salve, signore! Lei è il cugino di secondo grado di Pazuzu? Mi hanno inviato una sua statuina. Sicuramente è una creatura pucciosa e carina. Ma vuole solo un po' di coccole. Nick è la prima persona ad aver avvistato il nemico. Dove cazzo siamo? Questa è una bella domanda. In verità sei sceso di una cinquantina di metri circa al massimo, Ciccio. Incredibile che ci sia questo gigantesco tempio direttamente qua sotto. Aveva fatto davvero le cose in grande il re 4.000 anni fa, porco cane. Oddio, è tutto instabile. Amico!
Aiutami, Jason! Sei Tunic? Non riconosci più il tuo migliore amico, avanti! Davvero incredibile. In che razza di posto siamo finiti? Io più che altro spero che la radio funzioni, così possiamo chiamare i soccorsi. Dobbiamo tornare in superficie, unirci al resto della squadra e chiamare i soccorsi. Questo posto non è un deposito di armi, ma di sicuro è fottutamente pieno di iracheni. Ma non ce n'è neanche uno qua dentro! Nick, sergente, datti una svegliata. Occhi aperti. Ok, l'altra volta, preso dal disagio, gli ho detto di aver visto qualcosa. Questa volta, evitiamo di diventare preda delle nostre stesse emozioni. Sto bene. Solo non mi aspettavo di sprofondare sottoterra, cazzo. Dillo a me. Sappiamo che Nick è già abbastanza scosso di suo, ora lo conosciamo un po' meglio. Hai mai visto nulla del genere? Che diavolo di posto è? Bella domanda. Non so, ne avevo 4 in storia. In effetti non sono mai stato nemmeno io un fan di storia. Mi fa piacere che al liceo mi hanno cambiato il docente di storia. E l'ultimo anno lui ti lasciava tenere il libro sotto durante le interrogazioni. Metti caso che non ti ricordassi tutte le date. Cosa dovrei sentire? Non so qualcosa. La cacca nelle mie mutande dovreste sentire. Non sento un cazzo. Nel frattempo abbiamo trovato un'altra tavoletta. Ok. Col senno di poi quello dovrebbe essere Merwin che viene trascinato via dalle creature. Altro elemento che c'era all'interno della demo. Come ho detto, tranquilli, non vi sto spoilerando più di tanto. Se siamo fortunati, queste sono scene che non vedremo mai. Ho intenzione di salvarli tutti sti poveri ragazzi, santo cielo. Anche Eric, che ammettiamolo, ti sta un po' sui maroni. E Merwin non lo facevo così tanto cazzone, scusate la franchezza, ma è un ometto molto borioso. È più pesante di quel che pensavo, aiutami. Svitol, scelgo te! Parapapa! Perché deve essere tutti maci sti cavolo di soldati? Sono passati 4000 anni e già un miracolo su quella porta ancora integra. È Merwin! Eccolo laggiù, Merwin, come ho detto non è che vi ho spoilerato più di tanto. Ah. Cristo, ci sto provando! Smettila di contorcerti! È grave, perde sangue e dobbiamo tirarlo giù. Dai, tieni duro, ci siamo noi. Nick, mi servi qui. Taglia le funi. Quindi è rimasto bloccato nel filo spinato della recinzione. Dio mio, con quanto sangue non me lo dici, gioco, però. Non me ne ricordavo ce ne fosse così tanto. Ah. Tutto è fottuto. Sì, ma non glielo dire in faccia, magari. Credi che non ti senta. Te la caverai, ok? Resisti. Infine nello zaino. Prendi. Ti diamo un po' di carica, ok? Cazzo. Siamo onesti, questo è il karma che colpisce Merwin. Perché ha costretto Joy a guardarsi dalle spalle quando è sceso dall'elicottero. Questo è il karma bastardo dentro. Datevi una mossa. Tutto ok, sta attenta. Attenta. Attenta a cosa? Gesù, chi ha preparato gli zaini? Ciao Clarice, come va? Tutto bene? Eccola lì! Questa era difficile non ricordarsela. Cazzo è successo? Si sono pappati la ciccia. Se la sono pappata male. È diventato un Chicken McNuggets per Papa Zuzu. Direi che questa non è Clarice. A meno che non abbia il ciclo. Ma l'unico col ciclo adesso mi sa che è proprio Merwin. Ma Merwin, Merwin, stai perdendo troppo sangue, ciccio. In questo passo davvero o ci muore di sanguato o attirerà tutte le creature. C'è troppo sangue, dobbiamo fare qualcosa. Presto, portatemi dei Tampax, c'è sangue dovunque. Maronne, maronne, ti do una mano io, ciccio, ti quadratizzo la ferita, vai tranquillo. Ehi, insomma. Vuoi la verità o mezza verità? Dimmi la verità. Sarò sincero, sei messo molto male. Sta attirando quella cosa verso di noi. No, sta fermo. Dammi la cazzo di morfina. Sta zitto, non fiatare il cazzo. Buono, buono Merwin. Pensa alla mamma di Joy e il triangolo delle Bermuda. Joy non lo può più fare. Però ci siringagli la gamba, porco cane. Ragazzi, io non me la inquadrare però. Facci piano, così lo uccidi. Oh, alleluia! Cristo santo, ok, la morfina dovrebbe agire molto in fretta, credo. Siamo fottuti. Ti avevo detto di stare caldo. Ci vengono addosso. Detto così suona male, ma vabbè, dettagli. No, no, non gli schiaccio la bocca, non gli schiaccio la bocca. Non premo nulla, non premo nulla. Questo gioco ho imparato a non premere.
I quick time sono ingannevoli? Va tutto bene, Ciccio? La morfina agisce. Ok. Ok, è vivo. Noi invece siamo molto morti se non ci muoviamo, gente. Andiamo. Ragazzi, portatelo via di qua. È una calamita per quei cosi, praticamente. Altro che la ferita alla mano di Jason di prima. Ok. Speriamo di aver fatto fino adesso le scelte giuste. Perché quando abbiamo giocato alla demo, non ero convintissimo di quello che avessimo fatto, eh. Non so se riconfermerò tutte le scelte. Ed eccoci ritornati da Salim. Nel frattempo sono le 19.40. Ma che questa parte il sole rimane alto parecchio, eh. Salim, tutto bene? Dai che hai la festa di compleanno di tuo figlio che ti aspetta. Salim Osman. Per tutti i Hawl. Captain! Zift! Perdono così tanta ricezione le ricce trasmittenti. Cioè, c'è comunque un buco sul soffitto? Ho capito che la roccia blocca il segnale. Oh, vai Salim! Esplora la zona! Oh no! Probabilmente quando ha sbattuto nella bocca della statua deve aver perso la pistola. E già tanto che non si sia rotto un osso, siamo onesti. Affrontare gli americani da soli è stata una follia. Santo cielo, non fossero intervenuti, non sarebbe accaduto nulla. Gli americani se ne sarebbero andati. E tutto ciò l'avremmo potuto evitare. Presumo che Dar, il nostro capitano, farà una brutta fine. Qui la Bonnie. Dade Bonnie. Finché hai un'arma in mano c'è speranza? Non parlo vampirese, porta pazienza. Ok, continuiamo a dare un'occhiata. Oh, signore, lei decisamente non se la passa molto bene. Perché devo andare a palpeggiare un coso, un tizio pieno zeppo di sangue? Deceduto una cifra male. Ok, speriamo per lui che sia morto in fretta. Credo che siano state probabilmente le creature, a giudicare anche dalla leggerissima scia di sangue. Oh, quanto sangue aveva in corpo quest'uomo. Nel frattempo ho trovato un'altra tavoletta. Un po' di cosa si tratta. Oh oh, qualcuno viene palpeggiato. Ma oh, credo che ci indicasse che queste creature, i Pazuzu, sono sensibili alla luce del sole, se notate bene. Ha urlato di dolore quando la luce del sole è entrata in contatto con la sua zampa. Perché chiamarla mano mi sembra un po' eccessivo. Salim, Salim, non sbrisciare, ragazzo mio. Ed ecco che ha perso l'arma da fuoco. Oh, porco cane. Non mi aspettavo il quick time event. Va tutto bene. Però il fucile era meglio non perderlo, Ciccio, eh. Dannazione. Il soldato che abbiamo incontrato non aveva un'arma da fuoco? Dimmi che hai qualche granata. Avrai qualcosa con te? Sì, avrà il coltello per difendersi se siamo fortunati. Ok, non ci resta che seguire la scia di sangue per nulla minacciosa. No. È altamente probabile, Ciccio. Oh, Maron, che è stato? Non mi fate caccare, gente, per favore. Tua nonna è in cariola, chi vuoi che ci sia? Tutti coi bengala, da ste parti. E vabbè, quanti in là l'hai lanciato? Ok, accendi quel cavolo di accendino, Salim. Sto premendo L1 ma non accendi. Salim, accendi l'accendino. Ok, allora non lo accendere, tanti saluti. Perfetto, solamente ho dovuto riavviare il checkpoint. E vedete che adesso Salim si è ricordato come si usa un accendino. Questa sembra la stessa porta da cui sono passati i tizi 4000 anni fa. Mi domando se troveremo i loro cadaveri, visto che adesso tecnicamente abbiamo influenzato la trama del gioco. Maronne. Quei segni sulla parete erano altamente inquietanti, Salim, ma tu non farci caso che è meglio. Ma i clicker no, però, dai. Ok, uno dei nostri compagni è caduto qua, a quanto pare. Oh! Sappiamo cosa l'ha ucciso. Prendi il tuo fucile d'assalto, come l'ho detto. Oh, Maronne. La pistola, Salim, veloce. Salim, veloce. Grazie di avermi dato il cadavere di Franco. Chiudi la porta, veloce. Quadratizzagli tutta la porta, presto.
Ok, ho aumentato il coraggio e anche la quantità di cacca nelle mie mutande. Ah, ok, là ci ha lasciato proprio un cifrone. Signore, signore, non compro nulla. Maronne, quanto sei brutto. Beh, non saranno di certo immortali, voglio sperare. Aspetta, noi quick time all'improvviso. E olè, a posto. Ecco localizzazione, scelgo te. È molto efficace. Veloce. Ok, c'è il raggio del sole, quindi sappiamo molto bene che loro non possono passare. Se creatura il sole proprio non piace, eh. Mi domando come siano vissuti qua sotto 4000 anni senza cibo. Ma chi è che si metterebbe ad urlare a un mostro del genere? Maronne. Questa è la prima volta che ce lo inquadrano per benino. Mip mip. Ah! I detriti sono volati in maniera abbastanza strana. Per fortuna che c'era un furgone. Salim, fidati, non sarai così fortunato in futuro. Sì, ora devi anche trovare un'altra strada, ciccio. Ma lui è contento, eh. Secondo me è contento perché ha imparato a accendere l'accendino. Oh, ciao Eric, come te la passi, ciccio? In gamba, mi raccomando. Cioè, vabbè, ti manca una parte. Ma ci siamo capiti, lasciamo stare. Sta per venire già tutto. Impazienza o preoccupazione? Ciccio, se vuoi riavere la patata, non essere impaziente, questo è un dato di fatto. Stai bene? Sei ferita? Sto bene. Hai visto il sergente Kay? Kolchak? L'ultima volta erano insieme. Quei due sono sempre insieme, sono culo e camicia praticamente. Ho provato, qualcosa interferisce col segnale. Quella può essere un'uscita. Non saprei. Quest'uomo può diventare un bastardo incredibile, guardate le scelte che ti danno. Cerchiamo di rassicurarla, però aspetta. Lei è una donna con le palle cubiche, non quadrate. Cerchiamo comunque di essere l'uomo della situazione. Ci sono io con te, Rage. Sta vicina, andrà bene. Me la cavo benissimo anche da sola. Non ne dubito. Moschettoni, rinvii, corda, luce. Merda. Ok. Ci siamo? Ci siamo. Iniziamo. Speriamo che quelle torce mettano abbastanza luce o siamo nella M più totale. C'è anche troppa luce in sto gioco. Anzi, in verità ho aumentato io la luminosità, se no voi in video non vedete praticamente nulla. Questo è un bel salto nel buio. Abbiamo la fune. Guarda, c'è corrente. Io dico di scendere. Beh, non avete di certo modo di salire, gente, quindi siete praticamente costretti. Da quando fumi? Come? L'accendino. Questo? L'ho trovato in giro per la base. Ok, vedo che la corda non l'hanno fissata dalla demo, è ancora un po' mezza impazzita. Quello che non ho capito, una volta che sei sceso, come recuperi la corda? Cioè, la devi lasciare lì. Quanti boia di metri di corda puoi avere con te? Questo posto non mi sembra un deposito di armi. Cerchiamo di essere confusi e non infastiditi dalla sua affermazione. Donna, metti in dubbio le mie abilità, ma ho dettagli. Se non c'è niente, perché ci hanno attaccati? Perché siamo in guerra? La gente tende a spararsi. Sei un po' acidella, tesoro, eh? Ma facciamo finta di nulla, che è meglio. Ok, continuiamo a puntare la torcia e per fortuna almeno noi abbiamo la pistola. In fondo è un'occasione per stare insieme. Abbiamo concetti diversi di stare insieme. Tesoro, ho capito, non vuoi darmela, adesso ti piace il biscotto della Ringo. Vabbè, l'altro biscotto della Ringo. Per il senso di soffocamento. Donna, avanti, e che cocchio. Allora me ne vado di qua. Ti abbandono e tanti saluti. Vai dal tuo amore Nick, io sono profondamente offeso. Aspetta, non c'era una tavoletta da questo lato? Ok, grazie demo che mi ricordo le cose. Beh, sto copiando dal me stesso del passato, portate pazienza. Oh! Oh! Oh, ora mi ricordo questa tavoletta. La caduta. Se vi ricordate la scelta che abbiamo fatto nella demo, ho ancora dei dubbi. Avremmo fatto la scelta giusta? Beh, non andate a vedere la demo, lo scopriremo effettivamente. O in questa puntata, oppure nella prossima. Ciao tesoro, sono andato a fare la cacca. Non andare da quella parte che è meglio. Cos'è che c'è scritto? Si prega di non fare la cacca nei corridoi. Dai, adesso me lo dite. Il cartello potevate metterlo prima? Sembra vecchia. Ma va? Vecchia? È antica. Caratteri cuneiformi. Sumeri, forse. C'è scritto in realtà scemo chi legge, eh. Chissà dove siamo. Dove non dovreste essere. Ecco dove siete, porca di quelli per porca. Sei molto ferrata in storia. Non lo sapevo.
Forse non mi conosce così bene. Moronne! Le possiamo sparare direttamente? Sicuramente lui e lei, cioè Eric e... come vuoi è che ti chiami tu? Rachel? Saranno quelli che avranno il numero maggiore di morti. Mi ci gioco quello che volete. In questi giochi ci sono sempre i personaggi che tendono a schiattare di più. Maronne, perché hanno costruito un tempio che scendeva così tanto all'interno della montagna? Consci che era pieno zeppo di quelle maledettissime creature, peraltro. Eric, continua a puntare la torcina, che se no voliamo di sotto. Ragazzi, fate attenzione! Altro che corda qua. Ce la fate a passare dall'altra parte? Aspetta, la mia moglie dice che è pensomi. Pavimento stabile. Sì, regge. Come fate a dirlo? Cos'è? Tutti e due architetti e ingegneri, porco cane? Sì, dammi qua la mano. Piano, piano. Ok. Regge tantissimo, guarda, Ma dimmi te, meglio che fate i militari e non gli architetti? Donna, ce la fai a tirare? Già quel povero Cristo gli manca un piede. Ok. Sicuramente quel fatto avrà delle ripercussioni in futuro. Beh, se ti morde un vampiro lì, almeno non ti vampirizza. Che poi io continuo a chiamarli vampiri, ma probabilmente saranno qualche mostro molto derivativo. Tesoro, mi traduci ste scritte? Per te dove siamo? Non saprei. Sono incisioni religiose. Potrebbe essere un tempio. Ok, mentre invece qua a terra c'è una statuina. Una bella statuina. Cos'è? Maronne, abbiamo trovato. È Pazuzu. Non la voglio più! Te la lascio! Pazuki? Pazuzu. Non guardi film horror? Dovresti conoscermi. È un demone sumero. C'entra con le epidemie, credo. Epidemie e demoni, eh? Bene. In effetti, 4000 anni fa hanno detto che in superficie c'era una sorta di epidemia dopo che il re aveva sfidato qualche divinità, Maronne. Bene, ci mancava. Per questo stavano sacrificando centinaia di prigionieri nemici a Pazuzu e alle sue creature in modo tale da placare la sua ira. Gente, non avvicinatevi al crepaccio. Che c'è? Hai sentito? No, nulla. Io ho sentito un clicker, quindi andiamo via. C'è qualcosa laggiù. Colpi d'arma da fuoco, qualcuno ha sparato. Sono spari. Da dove vengono? È stato il nostro futuro amico iracheno, questo è poco ma sicuro. Muoviamoci. Sì, questo posto non reggerà a lungo. Vedi qualcosa? La nostra prossima morte, ciccia. Ah, fratro, e Maronne. È profondo. Ti sembra sicuro? Non c'è scelta. La fune. Scendiamo. Ma quanti chilometri di fune avete voi altri due, gente? Nel frattempo sono le 19:41 e noi continuiamo a scendere. Da dove arriva sta luce? Oh, Maronne. Mi sa che ci troviamo nella sala del re dove tutto è iniziato. All'epoca era veramente un posto bellissimo. Devo dire che per essere passati più di 4000 anni non c'è neanche troppa polvere. Forse c'era ancora un servizio di pulizia attivo nel tempo. Incredibile. Non siamo i primi qui. Diavolo. Ecco che cosa aveva visto Kelus. Allora, evitiamo di prendercela con nostro marito. Era un progetto in fase di sviluppo, quindi anche lui non poteva saperlo. Mi spiace, Eric. Hai dato tanto per questa ricerca. Più di quanto immagini. Ho sbagliato. Avrei dovuto controllare i dati, vagliare ogni possibilità. Ma era così sicuro fosse qui. So quanto contasse per te. Mi dispiace. Persuasione o tenerezza? Ma no, volemose bene, vieni qua un abbraccione. Abbiamo sbagliato entrambi. Quello che cos'è? Una depressione? Per le scosse? Oh no, siamo osservati da qualcosa? Pazuzu, non giocare a 1-2-3 stella, per favore. Sembrano attrezzi archeologici. Non è Squid Game? Le rovine. Potremmo usare le lampade. La luce porterà a noi Marine. Pensi funzioni ancora? Sì, dopo 70 anni sicuramente. Funzionerà. Ma serve benzina. Troviamone un po'.
Buono signori, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo completeremo anche una parte già vista nella demo, ma non sappiamo se faremo le stesse scelte. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti Pazuzu viene ad abbracciarvi e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!